mia domanda, non mi sembra che sono sempre le stesse sul cazzo, anzi, che il femminile sia delle persone con cui ho legato di più. Guarda un po' bene, eh? Comunque, per dirti che, a parte non è vero il fatto che se io dovessi parlare con Bando e se dico a me non sta bene, tu, no, tu ti stai zitta, perché non è proprio vero! Perché non è proprio vero! Io mi chiedo, no? Però io mi chiedo, ma tu pensavi un po'? Io parlo delle quello che ti dicono gli altri, ma vuoi rendere? Sì, ma le cose piccole, se hai mai trovato qua dentro una persona che ogni volta che parla qualcuno o solo determinate persone fa una faccia, si mette in mezzo, commenta, rompe i coglioni o provoca, allora fa tutti come te. Il fatto non è commentare, Giulia, sono una persona che quando sente dire una cosa che non gli sta bene parla e dice a me non sta bene, ok? Mentre altre persone, allora è questa e io sono una tipologia, no? Di persona, no? Io sono una tipologia di persona, ci sono le altre, un'altra tipologia di persone che dicono quando sentono una cosa che non gli sta bene tacciono, no, ma se e risultano. No, ma se sono grandi tu fai benissimo a parlare, ma se sono delle stronzate, delle stronzate. Ma se sono piccola a maggior ragione, se sono piccola a maggior ragione, se sono cazzate dico ma va, finito lì. Se sono piccola a maggior ragione. No, di essere stronzata. No, aspetta. E di argomentarti. Allora, dammi un po' di tempo, devo sempre intervenire in questo momento. No, così, Giulia. Se io sento una cosa che non mi sta bene, io te lo dico. Se non ti sta bene è un problema, tu hai completamente ragione. No, perché tu mi stai dicendo che io non ti devo rompere. No, ma se uno lo puoi dire da qui fino a quando... Se uno dice che uno ha un'espressione, sta guardando un film, faccio un esempio. Sì, Giulia, vai sul patetico. Facciamo come adesso, tanto che non avevi capito una mazza. Facciamo adesso come la guardata di tanto non avevi capito una mazza. Ma che non hai capito quello che ti sto dicendo. Io non sto parlando delle cose che hanno un certo tipo di importanza. Ti sto dicendo che ci sono dei momenti in cui uno fa delle cose, oppure non sto facendo quasi un cazzo, e tu commenti, oppure fai una faccia del cazzo, oppure guardi male. Ma sì, io sto facendo un cazzo, ce l'ho da 22 anni, Giulia. Che bel film! Giulia, se io mi guardo così, non è perché ti guardo male, è perché la mia faccia da cazzo che ce l'ho da 22 anni. Ma cambia da uno che sorride e uno che fa... Io sono una che, cioè, se tu mi fai... per niente, o se ho detto bello sto film, cioè adesso io sono quella che va a un bagno a piangere con 2 anni fa, ma vuol dire tu che tu dici che bello il film e faccio, se vuol dire che io sono fissato mentale, guarda te lo farò notare ogni volta che succederà, perché ti giuro che ma sarai un po' paranoica forse? No, allora te lo faccio vedere, forse sarai un po' leggermente, io dico paranoia, certo, tu le dici che bel film, io dico se ti faccio quella cosa, metto lì, sì. E tu mi fai dimmi, sì, se un malato mentale, da ricovero. Se in quel momento lì tu hai qualche problema con me, oppure ti sto sul cazzo, mi provochi e fai quelle facce lì. Ecco. Ah! Allora, ah, sto dicendo. Allora, ah! Allora io ti sto dicendo. Se mi stai sul cazzo, se mi stai sul cazzo, ti provo. Sto qua dicendo. Tu sono provocato. Tu stai proprio provocando tantissimo. Quando tu mi stai sul cazzo, ti provo. Tu, non prima, non è che un punto in bianco. Bravo. Un in bianco. Mi dici anche bel film e ti bravo, perché io so 3 mesi che cerco di stare tranquilla, di non tirare fuori la parte, quella proprio peggio di me, che non è certo quella che si lamenta, anzi, è molto peggio di quello che pensi tu, e c'è una persona che cerca ogni volta di tirarmela fuori. Allora, e ti stai riuscendo da allora, questo è un altro fuori. Discorso, Giuliana. Sì, è un discorso che a me preme, perché è un però personale. Allora, io sono un po' cresciuta, ho evitato di essere aggressiva, tu mi stai facendo ritornare aggressiva. Addirittura, non era Jessica l'aggressiva? Molto, no! No, infatti io Jessica, quando gli ho detto, allora, guarda, tu va che lei la testa sul muro, la mia era una metafora, allora, ma tu un anno e mezzo fa l'hai fatto veramente, capito? Perché non ero a posto, e io voglio continuare ad essere a posto come sono adesso, cioè preferisco, se tu mi fai dire, tu stai proprio andando fuori binario, Giulia, se tu mi stai andando fuori binario, non buttare sempre sul tragico, Giulia, sul tragico, tu sei andato fuori binario, è inutile questa cosa che si parla di un discorso, parla della tua vita, la tua vita di tragedia. Ma non mi prendo non parla, no, non ti